E ci zittiamo. Il video comincia così. Sì, panettone. Eccoci. E rieccoci col nostro spazio gioco. Aspetta che devo rifare tutti i livelli di suono perché abbiamo Fabio con noi e quando parlo io, Fabio. Oggi abbiamo il pienone. Pronto? No, dai, non pronto, eccoci qua. Fabio, Marco, Alessio e Federica e il nostro politologo. Non si parla di politica. Ciao, non si parla di piena campagna elettorale per le elezioni. Come mi presenti? Neanche quelli d'altro. Basta, quello sta buono. Non parlate politica, parlate di altre cose. Si va con calma. E tu chissà cosa hai combinato in questi giorni, non lo vogliamo neanche sapere perché, ecco. Cioè, sono riposato. Parliamo del tempo. Allora. Parliamo del tempo. Lo faresti arrestare. Siamo ragazzi. Parecchi giorni non sono contenti, Marco, del tempo in Sydney, in Australia, negli USA, che in particolare. Sì, no, perché gli australiani tendono sempre a minimizzare, dicono che è capitato, che è questo un anno strano. No, allora, l'estate a Sydney fa abbastanza, ecco, diciamolo. Lascia desiderare, mettiamolo così. Te ne sei accorto dopo quanti anni? No, io mi sono accorto subito. Solo mi dicevo, è un anno, passerà. L'estate prossima sarà bellissima. Non è vero, ragazzi, non è vero. Portatevi la mantellina. Che problema, sti però. Cambi poi repentini, no? Mentre stai con il ventilatore, all'improvviso senti freddo, spegni, ti risvegli sudato, una cosa del. No, il problema è che in Italia poi fanno vedere che ci sono gli incendi e poi chiamano e dicono ma state bene, non è bene, il fuoco, no, veramente, io con il giacchettino oggi sullo scooter. Però sono arrivati in città parecchie effetti degli incendi, con piccoli animaletti, piccoli bugs, come li chiamano qua. Sì, proprio su George Street. I pipistrelli. Quelli sono terribili. Ma già normalmente bisogna stare attenti perché il morso porta una rabbia, altre malattie infettive. Ma adesso dicono che sono poverini, di stress, vengono a morire in città. Non toccateli, no? Figurati, io se lo vedo, chi lo tocca? Io scappo via. Però ci sono però cani, gatti, eccetera, che potrebbero essere infettati. Bisogna stare attenti. Abbiamo già dato tante volte l'avviso. Ma ci sono anche piccoli insettini, tipo lo zanzare, qua chiamano moschito, le zanzare. Sì. Sì. Cioè, qualcuno venne un ragazzo, Giovanni, dall'Italia, dice, senti qua io sto studiando pure l'inglese, che belle cose, il moschito, che è il maschio della mosca, qua lo chiamano moschito. È la zanzarina che ti punge, comunque ti dà fastidio. Adesso ci sono questi qua ancora più piccoli, che ti danno un fastidio incredibile. Penetrano anche attraverso le retine protettive che uno mette vicino alle finestre, eccetera. Fabio, che fai? Come le zanzare in Italia. Come le zanzare. Che ormai non c'è antidoto. La tigre pure. Qua non è, sembra che non sia ancora arrivata la tigre, quella pericolosa. Ma comunque. Continuo la mia lotta senza quartiere con gli scarafaggi. Anzi, avvertiamo i ragazzi in Italia che se vengono qui di prepararsi alle tante gane. Però ci sono due tipi. Ci sono quei tipi portaerei, grossi, enormi, che volano pure su. Fanno quelli che proprio fanno più schifo, sono quelli meno pericolosi, diciamo meno invadenti. Diciamo che sono un po' come le cimici da noi, più o meno. Quelli stanno alla larga, stanno fuori, soprattutto qualche volta entrano dentro e sembrano ubriachi, perché dentro c'è sempre un po' di insetticida, allora loro si ubriacano, vanno sopra e muoiono. Però invece ci sono quelli che vengono, che sono compaesano, mi stavo dicendo una brutta cosa, compaesano di quello, un German cucaracci, li chiamano. Quelli tedeschi piccoli, che non crescono più di così. A Napoli si dice piccolo e malo ingavato, no? Nel senso che le persone più piccole sono furbe, sono più resistenti. Quelle più basse anche, vero? Ecco, le basse. Ogni allusione, non facciamo... No, politica. Tu l'hai detto, io non ho detto niente. Io parlo di scarafaggi. Parlavamo della stessa cosa. Scarafaggi tedeschi. Vabbè, chiudiamo parentesi, se no qua finiamo un attimo. Sembra il mondo di guacca. Parliamo dei pipistrelli. Questo da questo scarafaggi. Dunque, finito di parlare di scarafaggi, diamo i numeri eventualmente per i contatti. Diamo i numeri. Allora, ci potete chiamare al 1300 363 900, ci potete mandare un sms allo 0447 416 612, ci potete trovare su Radio Rete, no, ci potete inviare una mail se volete a radiorete@gmail.com. Su Skype come Rete Italia, se volete chiamarci gratuitamente, e poi ci potrete rivedere su teleaustralia.com su YouTube. O se vi trovate su North Street, potete citofonare e qualcuno vi aprirà. Esatto.
Non ci dopo, abbiamo ci dopo. Sempre creato no, però, però, manco... però fa certo. Lo porta avanti. Esatto. Senza spese. Citofonisti. No. Dunque, nell'assenza della puntata abbiamo avuto, eccolo qua, 1358 contatti. No, ma prima di tutto vogliamo sapere, Paolo, come hai passato tu le vacanze? Io. Tutto il mondo se lo chiede. Come tutto il mondo? È importante saperlo. Vacanze vere e proprie, cioè le strette vacanze natalizie, quella settimana, 8-9 giorni. Niente, sono andato a casa di un amico, c'è cioè questo amico... Per 9 giorni. Per 9 giorni mi ha mandato a casa sua. Sai che dopo 3 giorni l'ospite sa, l'ospite. No, no, è come no, lui non c'era. No, lui non c'era. Io pensavo che ci fosse, ma non c'era. Siamo grandissimi amici. Allora, si chiama, sulle Blue Mountain, dove ci sono le tre sorelle. Sì. Però si stava bene, perché la temperatura alla sera scendeva anche ai 14 gradi. Sì, durante le vacanze di Natale stare un po' a fresco, mi ricordo quando stavo in Italia a Natale, però di giorno pure 30 gradi, 40 è gradi. È nevicato? No, ma insomma, quasi una lì. Sera è andata vicino, perché però ripeto, c'erano questi sbalzi enormi, poi in mezzo al bosco, e sono tornato via un po' prima che incominciassero gli incendi, perché poi sono passati i pompieri con un megafono ad avvisare che la zona era assolutamente proibito accendere fuori, anche se c'erano dei camini all'interno della casa, sai che ci sono filtri contro filtri, non bisognava accendere perché era altamente pericoloso accendere fuochi di legna, eccetera. Solo gas e corrente si poteva fare, barbecue si poteva cucinare. Però è stata una vacanza rilassante. Il mio figlio si è divertito perché aveva un sacco di spazio, anche se fuori non era tanto igienico andare, perché ci sono un sacco di ragni da quelle parti, e qualche serpentello di passaggio che non è proprio piacevole vederlo. Detto la verità, però chi abita lì è abituato. Paolo, in quei giorni hai mangiato bene? O benissimo, no? Solo carne. Cioè tipo all'italiano o all'australiano? Alla cannibale, guarda. Alla cannibale. Carne fatta... Non hai fatto prigionieri? Sì, sì, alla cannibale. E dolci pure, cioè tipo pandoro, torrone? No, niente. No, sono stato qua alla larga. Dai. Ormai ragazzi, avete finito di... Un po' triste. Ormai. Si è fatto il Vegemite. Oh, adesso esatto. Andiamo all'essenziale. Introduciamo Federica. Federica. Ciao Federica. Ciao Federica. Vabbè, io sono collega di Marco, lavoro al Coasit da 5 o 6 mesi. Lavoro in un altro dipartimento perché lavoro con i corsi di italiano e sono anche insegnante di italiano. Bene. Come mai l'Australia? Classica domanda che facciamo sempre. Per un motivo stupido in realtà, perché sì, dovevo fare il mio tirocinio da insegnante e potevo scegliere qualsiasi destinazione, avevo scelto il Canada. In Canada non sono stata presa, mi hanno chiesto invece di andare in Australia. Ho detto... A fianco a Marco. Siamo la soluzione. Se c'è Marco vado. E quindi sono venuta qua. Quindi insegnante anche di italiano, a proposito italiano, ho letto, non so se siete a conoscenza di questa ricercatrice della Pennsylvania, un'indiana che ha fatto un algoritmo che riesce a scoprire tutti i password. Secondo lei, secondo questo studio dell'università, per mettere una password sicura, dove nessun algoritmo potrebbe scoprirlo facilmente, è quello di fare un errore di grammatica nella propria lingua. Cioè nella frase, mettiamo per esempio casa con... No, se la mettiamo con due S, no, perché vuol dire cassa. Bisogna trovare un modo per sbagliare una parola che sia veramente sbagliata e metterci qualche numero. Ebbene, a quel punto il logaritmo non riesce a scoprirlo, perché va per logica, va per sfogliare i vocabolari, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, ogni tanto sono informato. Quindi nessuno entra da male nel computer di Luca Giurato, in pratica. La battuta non sa la toglie questa. Ma sta togliendo il mestiere quasi. Vabbè, la mattina ti invito a fare il mattutino come alle 6, Marco, perché mi seguono battute pronte. E invece, parlando di giovani, ecco, volevo parlare con Alessia e Federica sul fatto degli Erasmus, ragazzi, all'estero e il voto. Presentiamo prima Alessio. Alessio già è venuto, già era una volta. Sì, adesso ormai, poi parliamo della carriera di Alessio. Ciao, no. Allora, Alessio, quanti anni? 30 anni qua? 30, no, ho compiuto appena prima di arrivare. Ah, prima di arrivare, quindi? Poco prima di arrivare, in tempo, giusto sul filo di là. Per il work holiday. Erasmus, sì, parliamo di Erasmus, c'è qua la notizia. Fino a ieri si aspettava che potevano fare qualcosa perché il governo si è impegnato, adesso dicono no. Si parla, il Consiglio dei Ministri ha dato questo annuncio, difficoltà insuperabili per Palazzo Chigi,
incostituzionale escludere gli altri soggetti che si trovano all'estero per ragioni di studio senza borsa. La discrezionalità di scelta che eserciterebbe il CDM con questa decisione contrasta con i principi di partecipazione democratica, eguaglianza ed effettività previsti dalla Costituzione. Questa è la spiegazione. Però, e a questo punto perché non votano tutti? Questi dicono non possono andare, giustamente, hanno gli esami, poi non è che è facile muoversi da dove stanno. Ma io ho fatto l'Erasmus e ho votato. E come hai fatto? Sono andato all'ambasciata, ho chiesto posso votare, mi hanno detto sì. Ho mandato un documento e ho votato, quindi questi impossibili procedimenti, non so, sarà tipo mandare una mail. Amici Erasmus, andate all'ambasciata, chiedete di poter votare e vi fanno, forse perché eri da solo, non c'era una grande affluenza. Io non avevo potuto votare, invece, quando sono stata io in Erasmus non mi hanno fatta votare. No. Erano le elezioni regionali del 2009. Sulle regionali mi sa che c'era qualche cosa per cui sì, non avevo potuto votare. Tu invece per quale hai votato? Era il 2004, cosa c'era nel 2004? Non lo so, 2006 le elezioni, 2008 nel 2004 c'era... Forse c'era un referendum. Forse sì. E quindi hai potuto votare, sì, in quel caso. Dove eri? Al consolato a Siviglia. Allora, ma perché comunque così si escludono tantissimi ragazzi. 26.000. Soltanto di Erasmus, sono tanti voti. Però pensa ai working holiday che ci sono soltanto in Australia, non stiamo parlando comunque di qui, lasciamo stare comunque il resto del mondo. Alla fine è paradossale il fatto che possono votare persone che magari non sono più in Italia da decine di anni e ragazzi che comunque fra qualche mese torneranno non possono votare. Sì, che secondo me è comunque molto contraddittoria questa cosa. Parecchi di loro sarebbe stata la prima volta che votavano, chi per addirittura proprio la primissima volta appena compiuto 18 anni, altri che hanno compiuto 25 anni e avrebbero votato per la prima volta per il Senato. Certo, ma anche perché altri paesi lo fanno, cioè, potremmo farla anche noi, ma questi ostacoli insormontabili della burocrazia poi... Che poi guarda caso, dicono non è possibile votare con il sistema postale, mentre invece poi all'estero si vota per gli italiani residenti con il sistema postale come regola. Sì. Sono centinaia di migliaia di voti in via postale. Vabbè, non riprendiamo questo discorso. Abbiamo detto niente politica, niente elezioni. Ma chi parla di politica? Nessuno parla di politica, neanche lo prende Paolo. Proprio ieri sono arrivati due ragazzi, stanno in una scuola, vanno in giro e poi vengono qua esausti, forse per usare un po' di aria condizionata e poi ripartono. C'è difficoltà di prendere lavoro da gennaio fino tutto febbraio eccetera, e lo stanno sperimentando sulle spalle parecchie ragazzi, purtroppo mi dispiace, ma periodo peggiore, non l'abbiamo detto comunque a dicembre, sì, alla fine se uno già ha pianificato pazienza, però dicembre e gennaio sono i periodi peggiori, per le prossime due settimane sarà difficile, poi a febbraio magari ricomincia, tutti vogliono fare l'estate a Sydney senza sapere cosa gli aspetta, esatto, allo stesso tempo c'è poco e senza sapere quanto costa. costa per alloggiare il costo, ma anche insomma, anche perché qua è alta stagione, ricordiamo, altissimo. Estate più periodo natalizio, vacanze dei ragazzi della scuola, quindi tutto costa di più, non lasciamo perdere gli appartamenti che sono sempre comunque cari i prezzi, soprattutto nelle grandi città, ma anche trasporti, tutto è chiaramente tutto molto più caro di fra tre mesi, quando invece poi diventerà diciamo bassa stagione o media stagione. Sì. No, proprio un ragazzo l'altra volta mi ha scritto quanto dovrei portare secondo te a occhio, mettendo che trovo da lavorare dopo una settimana. Ha fatto no, metti che trovi da lavorare dopo un mese. E il discorso è che comunque sono tanti soldi, perché comunque come vi siete trovati con i costi qua a Sydney? All'inizio, mettiamo all'inizio, magari... Io appunto sono stata in Erasmus in Svezia e la Svezia è un paese molto costoso, quindi in realtà qua non mi è sembrato così esagerato, però effettivamente se non lavori non è sostenibile, quindi devi essere pronto. Il problema è che moltissimi ragazzi non sanno che è così, perché è un po' uno specchietto per allodole l'estate in Australia. Infatti io cerco, comunque le persone con cui parlo cerco di dire guardate, dovete essere pronti a tutto, letteralmente. Non so, è difficile, sì. Sì, perché le solite voci che girano in Italia, che in Australia adesso si trova a posto appena scendi dall'aereo, diciamo che non è vero.
mago non è rosso con i datori di lavoro che ti pregano in ginocchio per andare a lavorare, oppure pepite che si trovano per terra, delle miniere, eccetera. Ma se metti insieme le informazioni che ci sono in Italia sull'Australia, sono cose, sembra che abbiamo tsunami di sabbia ogni giorno. Nonostante i nostri programmi, nonostante i nostri avvisi, continuano ad arrivare le stesse domande, sempre le stesse domande. Poi soprattutto da chi ha poveri 30 o 40 anni, dice io lascio tutto, vengo, poi vedrò. No, vieni, poi vedrai che cosa vedrai, no? Meglio che non vieni. Sai quanti sono che dicono vengo col turistico e poi vediamo, ma il turistico non si può fare niente, no, e questo è il punto. Il turista. Esatto. Il turista vai qua. Esatto, chi ha un gruzzoletto da parte e vuole farsi il giro dell'Australia, allora sì. Ma... E poi c'è anche un... Ma vedi, c'è bisogno anche di un po' di fortuna. Ci sono alcuni ragazzi che hanno la fortuna invece di trovare qualcosa e poi si lasciano. A me è venuto questo amico che c'è un ristorante, dice Paolo, io 15 me ne hai mandati e 15 ho cercato, alcuni addirittura ho insegnato loro cosa fare perché dicevano di essere esperti ma non lo erano. Mi restano un mese, due mesi, dice no, vado via, se sono educati. Parecchi non mi avvisano neppure, non vengono più neanche a lavorare senza neanche preavviso. Io non voglio più gente che non abbia la residenza qua, perché fanno queste prove e poi mi dicono ma io sono venuto giusto per esperienza eccetera. C'è anche un certo modo capisci di presentarsi da parte della mia ragazzi. Ricerca di lavoro ho trovato molta gente che adesso non vuole più i working holiday perché sono terrorizzati dal fatto dei travel, ovvero di gente che si sposta perché magari vuole stare un anno e fare la sua esperienza, sì, e spostarsi. Noi però insegniamo loro qualcosa, insegniamo loro poi dopo su più veloci lasciano senza neanche. Beh, certo, anche perché per dire anche nei ristoranti, se da un giorno all'altro gli mancano tre camerieri, diventa un caos e diventa molto pesante, molto difficile per il ristoratore. Quindi, soprattutto se si aspetta che quel giorno arrivano. Esatto, mettiamoci anche nei panni del datore di lavoro, cioè non sempre solo da parte del ragazzo, dei ragazzi che cercano il lavoro. È chiaro, loro cercano, poi si fanno la loro esperienza, giustamente, magari loro stanno due o tre mesi in un punto e poi vanno da un'altra parte, in un'altra città, e questo è giusto da parte loro. Però anche il datore di lavoro che prende questi ragazzi e poi dopo due o tre mesi deve cercarne altri, non è sempre facile. Andiamo alla prima canzone, facciamo uno stacco musicale, poi riparleremo perché c'è qua qualche domanda riguardo il COSIT per le licenze, quelle che servono per insegnare, se il COSIT fa dei corsi oppure può indirizzare... Chiamiamo la persona ad hoc. Anzi, introduci pure la canzone, visto che l'ha scelta lei. Prego. Ah, io? Penso qui io. Ok, una canzone degli 883, quindi... Torniamo indietro su quegli anni, è La donna del sogno, il grande incubo. Vado via, non tornerò. Non lo puoi dedicare, magari, non lo so. Agli amici d'infanzia. Ok, Nick. Siete comunque in onda, io non stacco là. Ciao, Nicola. Per radio no, ma per... Nico! Non ci sta. Niente, la canzone è partita così. No, ha messo tutto su e si è rifiutato, se n'è andato. Non mi ha sentito autopilota. No, a lui piacciono gli autopilota. È bella. No, Irene, chi è? Irene, chi è? Nico, t'ha salutato Marco. Ciao. Ciao Nicola, buon anno. Ciao Nicola, buon anno. Ma pensi se avesse Max Pezzale e Sidney, noi intervistiamo. Dovrebbe venire la zucchero, ma ancora... Sugar. Oh, io ho visto il concerto di Cuba. Fantastico. Di cos'è che ha mandato una nave intera, 20 container per quello che è andato quando è andato sì, a Cuba, e alla fine tre giorni prima mancava il generatore di corrente, non si trovava più, scomparso. Beh, il generatore di corrente e ce l'avevano bisogno i cubani. Senti, da sola dall'altra stanza c'è una sedia, quella con le ruote è più semplice portare. Ora basta quello con il caffè Borghetti pure. Guarda, qua sono rimaste le molliche, vedi? Ma stamattina sono fatto un cornetto alla Nutella e al gaudo che era la fine del mondo. Che buono. Max Pezzali ha scandito l'infanzia di chiunque, della nostra generazione. Anche se io ero più per Mauro Repetto, però vabbè. Colonna portata. Quindi, amici che ci seguite via Teleaustralia, non partite adesso, aspettate. Cambiate il biglietto, esatto, perché la situazione è anche nelle miniere. State al fresco e al freddo italiano. Prima votate e poi partite. Dopo il voto. Dipende cosa votate. Se potete certe cose partire prima, lasciate perdere, bruciate la procedura elettorale.
E se non stiamo parlando della politica, no, vabbè, ma adesso la mattina non si parla, la radio non possiamo, ma no, no, non si può. Educazione civica, il voto, no. Questo è come Bozzanti, libero, con la, segreto, con il referendum. Esatto. Ma tu stavi parlando delle Monique con la Nutella, o sbaglio? No? E io non posso perdere peso. Se vado in palestra, faccio un'ora, perdo 10 grammi, poi ne acquisto 50. No, se vai in palestra vuol dire che puoi mangiare di più. Sì, quella è la ti cosa. Devi premiare, no, è quello il problema. Se tu vai, fai sport, consumi, poi arrivi a casa e mangi giorno. Ma adesso mi fa di togliere tutta quella roba automatica. Io quando entro io non voglio sapere. Ciao Paolo, come stai? Una cosa incredibile. Te danno una cuffia. Palestra? Entri in palestra con sta casa, sei chiave, puoi andare qualsiasi momento, la notte, il giorno, quando vuoi. Si apre solo con sta cosa. Tu entri, ti sa tutto di te. Ciao Paolo, come stai? Mettiti qua, fai questo, fai quella, stai andando un po' piano, è più forte. Stai parlando con me. Elettronico, ti giuro. No, io mi mando a manicomio quella cosa. No, non la voglio. Ma chi è? Ma esatto, no, uno va in palestra per stare tranquillo, per stare le proprie cose, e c'è uno che ti dice... Si nervosisce. È eccezionale. Beh, è bella dal punto di vista tecnologico, però no, è insopportabile. Ma in realtà è una persona che sta nascosta sul soffitto, che sta prendendo la mano. Poi questa cosa che sia la pedana che si alza la... Oi, chi ti ha detto di alzare? Il microfono. La figura che ho fatto il primo giorno, Marco, sono andato su sta pedana. Sai quei film che fanno, no? Ma io che ne so, che premendo un bottone, non mi ha detto, dice stai qua, adesso ti dico, io, sai, come un bambino premo, ho premuto lì una velocità, tutti a ridere, ho detto, qua io non ci vedo più, non ci vengo più. Vabbè, ma anche tu sei come un bambino, sì. Tocchi tutto, ma che ne so, che di non mi stare fermo. Era il programma di un altro bestione. Fa la stessa cosa del suo bimbo, tocca. Era il programma di un professionista. Premi questo tasto, ma che ne so. Farsi. Una sgambata e quindi allora ti conviene a 30 all'ora. No, in uno impazzito di quei porti bacati, il Zeva a fare dei film, però la stessa cosa. Paolo, a questo punto ti conviene andare in bici? Io quando lo facevo con la valla, ci sta pure dei film. Pure in bici con la che ti metti la schiena, che ti fa vedere il panorama, quella è bella. Ti fa vedere il panorama tridimensionale. Andiamo in vacanza, dove? Palestra. La gente si addormenta sulla bici. Ah, c'è la pubblicità. Sì, sì, c'è questa cosa tridimensionale. Certo. Se palestra sono incredibili, tutto c'è tranne da mangiarlo. Anche se ti do un consiglio, quella bicicletta lì non è la posizione non è giusta. Ma dicono, se no la schiena, che sono uno no, che è pesante con sì, lei. Sì, certo, però voglio dire, non è che devi stare sulla bicicletta 10 ore, ci devi stare al massimo mezz'ora, 20 minuti, mezz'ora. Quindi tanto vale stare nella posizione giusta e corretta. Bravo. Il traditore è perfetto. Se c'è qualcuno che lo sa, è Fabio. Annunciamo l'altra ospite. Ho camminato anche di meno. Lei è Claudia. Claudia, ciao. Ah, ma è venuta un'altra volta. Sì. Certo. No, ma là non cammina nessuno. Tutti girano nei show. Appunto, non ti sei messo a pedalare davanti. No, è quello là, motore. La bicarra. Sì, sì, sì. La Vespa. Sì, siamo pronti. E di nuovo in diretta, sono le 9.41, è entrata nei nostri studi anche Claudia, già abbiamo dato, ciao Claudia, oggi siamo proprio pieni, Cristian, dimenticavo di mandare un messaggio, tuo zio Gianfranco sta per arrivare a Sydney domenica, ti aspetta. Dove fai, c'è posta per te? E per quanto tempo? È quasi una settimana. La apri la lettera? Lo voglio piano piano. Ma telefonarti no! Allora, parliamo con molta calma. Marco, vogliamo parlare dell'esperienza di Alessio. Alessio, cosa stai facendo per ora, Alessio? Ah, sto facendo diverse cose. Dopo un po' di ambientamento, diciamo, ho trovato anche nel mio campo alcune cose. Anzi, in realtà cercavo in quello che non era il mio campo, l'hospitality, perché tutti dicono l'hospitality è facile dopo 3 secondi, no? Come dicevamo prima, e invece non è vero, ovviamente. E io che sono assistente alla regia, montatore, lavoro un po' in TV e nel cinema, invece ho trovato, sono stato pagato, cosa incredibile in Italia, per fare da regista in un cortometraggio, incredibile. In Italia è una cosa che non esiste questa. E poi ma per caso hai trovato questo? Ho trovato dei siti, se volete, posso, per chi se viene qui e magari fa il mio lavoro, ci sono dei siti che funzionano anche abbastanza bene qui in Australia per trovare lavori, spesso nel cinema qui, soprattutto che è un mercato anche molto low budget. Ci sono molte produzioni, molte più che in Italia, ma molte low budget.
e quindi magari ci sono non pagati oppure pagati dopo, ovvero se il prodotto viene venduto ti danno una percentuale degli incassi, eccetera. E quindi ho lavorato anche per una settimana su un film qui a Sydney e dovrei lavorare anche come editore in scena una serie che dovrà essere venduta, ecco perché è uno di questi progetti. Sondando il terreno, tu hai previsto che potresti addirittura essere sponsorizzato da qualche ditta? Nel mio campo non lo so. Nel mio campo non lo so perché è un po' difficile, perché normalmente i progetti vanno a seconda di quello che stai facendo, ovvero un film. Il tuo contratto va per quel film e dura non più di 2 mesi magari, perché un film non dura tantissimo. Poi dipende che cosa fai in realtà. Quindi per ora non lo so, non mi è capitato questa cosa. Lavori per produzioni, ma i tuoi contratti sono brevi, quindi non so. Se magari con lavori di post-produzione, ovvero montaggi, audio e queste cose qui, magari qualcosa si può trovare, però non ho avuto conferme, quindi non posso dire. Quando diventerai famoso... Quando diventerò, ti daranno la cittadinanza diretta onoraria, sì. Il primo film, c'è Piccolo Fellini qui da noi, esatto, bisogna valutarlo, no. Teniamocelo. Però sto anche facendo il lavapiatti nel frattempo, sì, nei momenti morti bisogna campare. In realtà lavoro anche al Covasit, ma non ancora comincio. Quello potrebbe essere un hobby. Avete sentito la richiesta, cioè una delle proposte strane. Io ogni mattina leggo queste proposte strane che arrivano anche al Parlamento. Che proposte strane? Tipo di lavoro o di un'altra cosa? Un'altra proposta strana. Ah, okay. Vabbè, quella dei Verdi l'ho letta stamattina, di dare più, questa non è strana, è bella, però chi so se si attuerà, di dare più apertura ai giovani per la politica in Australia. Addirittura questo deputato dice: perché non diamo la possibilità di promuovere una legge, di prospettare una legge da parte di uno studente universitario oppure di un ragazzo che ha qualche idea, e lo facciamo intervenire durante il dibattito parlamentare. Addirittura questa è una sconcezza per i politici normali, secondo me questo sarà un via da dire. Però insomma, l'importante è che c'è qualcuno all'interno del palazzo che si muove in questo senso. Comincia a pensare. In modo diverso. Diventeremmo un maggiore esportatore di politici. Per quanti ne abbiamo noi? Insomma. Tanti li avrebbero. Almeno qui, insomma, le leggi si fanno e si rifanno subito. Non c'è bisogno, l'iter non è tanto lungo. Se una legge notano che non è, diciamo, accettata dal grosso pubblico, la cambiano senza tanti. Non le fanno per una persona sola, tipo no. Altra persona? No. Ok. T'ho detto che non bisogna parlare di politica italiana, e tu ma tu dici, no. Io sto parlando dell'Australia. Oh. Allora, torniamo alla scuola, torniamo a Federica adesso. Vai Federica. Sì. Allora, questa domanda era rivolta per Marco, veramente. Volevo sapere, siccome ci sono... Una ragazza poi mi ha scritto, tra le altre cose, salto come il ping pong oggi, perché c'erano tante di quelle richieste. Questa ragazza, prima di ritornare in Italia, dice: guarda Paolo, io ho trovato facilmente lavoro come insegnante nella scuola materna, in una delle scuole materne. Mi sono fatto il tesserino, la patente, non so come l'ha chiamata, 3 mesi, un corso di 3 mesi, e ho trovato facilmente lavoro per stare con i bambini dai 2 ai 4 anni. Poi ci sono delle cose specifiche, delle regole particolari, però non ho avuto problemi, anche se il mio inglese non era perfetto. Anzi, in alcune scuole materne o asili nido chiedono anche della seconda lingua, che così uno può, ci sono parecchi figli di italiani che vorrebbero che ai bambini piccoli venissero educati a parlare anche in italiano oltre che all'inglese, quindi cercano anche insegnanti che possono bilingue, che parlano inglese e italiano. Ma una insegnante che viene qua per fare l'insegnante, che dovrebbe fare? Dipende dalle qualifiche che ha, da quelle italiane, ovviamente, da cosa ha studiato, se ha fatto corsi professionali in Italia. Dipende anche dal livello di istruzione in cui vuole insegnare, ovviamente, perché i requisiti sono diversi. Per la scuola materna pure? Anche per la scuola materna, sì. Quindi ho delle qualifiche dall'Italia, che non è detto che debbano essere riconosciute qua, perché l'iter è molto lungo. Sì. Quindi l'unica cosa che si può fare più facilmente... Sì, per la scuola pubblica è un po' più difficile, però ci sono moltissimi childcare, moltissime, diciamo, scuole private, anche di italiano e così via, lì è molto più facile. Childcare, quindi solo in Leichhardt ce ne sono 28. Esatto. 28, e bisogna fare un'attesa di 3-4 anni per prenotare per il proprio bambino. Sì.
cioè il bambino praticamente diventa grande e lo mandi alla prenatura. Infatti, uno ancora è singolo, già prenota. No, no, tu stai scherzando. Quando già la moglie è incinta, bisognerebbe prenotare per avere poi l'opportunità di portarlo al cioè, sì. costa sui costa $150 sì. al bambino al giorno. Sì, esatto, quindi un po' dipende. Ad esempio, io insegno di questi soldi. Adulti, quindi... Ci puoi saper dire, perché sono curioso, quanto è che va all'insegnante? Quanto guadagna l'insegnante di una child care? Se hai qualcosa? Di child care non posso dire quanto, però in generale a Sydney nelle scuole private guadagna abbastanza. Sì, comunque generalmente dai $26 all'ora in su, che comunque è una buona paga. Sì. Perché ama poi soprattutto i bambini. Una cosa buona. Esatto, io non potrei mai farlo, io insegno agli adulti, però sì. Non ci vuole più pazienza negli adulti. Ah, a volte sì. Eh sì, perché però... sai, la testa del bambino si deve in qualche modo adeguare, ma per quanto riguarda l'adulto, quella già è fatta, non la puoi cambiare, se trovi una testa dura è cozzi. Rimane duro. Poi tra l'altro abbiamo anche studenti di 60, 70, 80 anni, che comunque, non so, bisogna lavorarci un po' su, insomma. A studenti anche di una certa età. Per che cosa? Perché si iscrivono ai corsi, dici? Sì, che corsi sono? Sempre di italiano. A 70, 80 anni? Anche, sì, sì. Ma sono di origine italiana o sono australiani? No, spesso quelli più adulti sono solo australiani, magari vogliono imparare un'altra lingua. Solo di qui di magari devono fare il viaggio in Italia, vogliono sapere. Moltissimi, certo. Sì, io ho avuto studenti che dovevano andare magari 3 mesi in Italia in vacanza e volevano essere in grado di... Sapere le basi, sì, sapere le basi, un caffè, entrare in un negozio, certo. Sì, esatto. Poi c'è l'informazione di ritorno, c'è chi ci dice a noi qua di fare pubblicità per come in Italia possono fare prima di venire qua un corso di inglese e pagare niente. Se magari, paradiso. Dicono, se vuoi un episodio del biglietto, in Italia ci sono tanti stranieri, soprattutto in lingua inglese, che vogliono imparare l'italiano e non hanno tanti soldi per accedere neanche alle scuole in Italia. Voi che dovete partire per l'Australia o altre zone est dove si parla l'inglese, perché non li riunite in Italia? Vi frequentate, una parola tira l'altra, la frequentazione, imparare praticamente l'inglese e viceversa l'italiano è la cosa più semplice del mondo e venite già con una preparazione di base molto, molto importante. È una buona idea. Quindi bisogna mettere in contatto i ragazzi italiani con i ragazzi australiani che vanno in Italia, così fanno il corso e praticamente lo scambio. E quindi è uno scambio culturale o interno. Sì, uno scambio culturale. Di lingua, di linguaggio, eccetera. Però è interessante, io ci fai una pizza da posto, in Italia, no? Tu parli inglese, ognuno parla la sua lingua, non so che pizza viene fuori. Mezza australiana e mezza italiana. Ecco, e allora come sono le tue esperienze adesso qua? Ma sinora molto positive, cioè io mi ritengo molto, molto, molto fortunata per la storia che ho avuto qua in Australia. E quindi adesso quanto tempo è? No, da pochissimo, 9 mesi. 9 mesi. 10. Con il visto come... Working holiday. Working holiday. Sì, per quello mi ritengo molto fortunata. Ma sì. Adesso lei pure deve cambiare, Marco, devi fare farm per avere un... Perché tu vorresti restare adesso a questo punto, no? Ah, non so ancora. Non lo sai. No, non faccio piani, perché tanto poi faccio i piani e... No, cambi sempre. Infatti. Vabbè, allora, per adesso non ti interessa. Ricordiamo il working holiday, poi sono 6 mesi. 6 mesi, esatto. Devi cambiare, come hai fatto? Sì. Io, perché ancora non mi sono scaduti 6 mesi con questo datore di lavoro, però tra poco scadranno, sì. L'indicatore sarebbe quasi. E quasi, sì. E come succede? E comunque lei ha cominciato, con un progetto che doveva essere per un paio di mesi, che tra l'altro mettiamo nella nostra mail che manda i ragazzi, è arrivata e poi comunque piano piano abbiamo cominciato altri progetti, le sta inserendo altri progetti, e quindi fino adesso è lì, poi vedremo. Sì, vediamo. Una breve parentesi politica, ma molto attenta. Ah. I giovani italo-australiani, Marco, sono interessati a votare? In qualche modo state facendo... Lascia perdere per chi? L'importante è partecipare a voi, qua, alle votazioni italiane. Sono sinceramente non lo so. Sinceramente non c'è nessuna eco tra i giovani. Ma guarda, non so quante informazioni ci sono. Nel senso che comunque i ragazzi con cui lavoro io alla fine hanno...
qualche idea su come funziona in Italia, ma molto vaga, non sanno dei dettagli. Qualcuno diceva che parecchi che sono nati qua in Australia e hanno diritto al voto, contrariamente ai genitori che magari hanno perso la cittadinanza, sì, e quindi sì, il diritto, sì, al voto, perché una volta purtroppo si doveva rinunciare alla cittadinanza e quindi a tutti i diritti. Loro invece votano, però non lo sanno, oppure non gli interessa. Potrebbero votare, certo. Potrebbero votare, chiaro. Sì, è chiaro, perché il politologo non ha informazione, non si informano, non sono interessati, perché chiaramente non è gente che magari pensa di andare in Italia a lavorare, sì, a studiare. Il nostro Christian sta qui, vecchia tese, attento. Che paradossalmente avrebbero più informazioni, perché comunque ormai su internet trovi tutto, quando, certo, magari in televisione là ci sono soltanto alcune informazioni, ecco. Abbiamo Claudia. Claudia, ci dici qualcosa anche tu? Sei entrata all'improvviso. Sì. Da quanto tempo sta Claudia? Con un invito? Quasi un anno ormai. Quasi un anno? Sì. Quindi è scaduto i 6 mesi? Sono scaduti. E infatti in questi giorni sono in completa burocrazia. Sì. Marco, se uno... Lei sta come progetto, no? Sì. Qualcosa. Finisce il periodo, 6 mesi, deve cambiare completamente anche il datore di lavoro. Dovrebbe, dipende dal visto che prende, sicuramente dipende dal visto che prende, però se fa un secondo, lei non farà il secondo working holiday perché non ha fatto la farm. Ah, ecco. Quello è un altro discorso, certo. Doveva fare la farm. Quindi è sempre consigliabile fare subito la farm? Se uno vuole fare il secondo working holiday, è bene cominciare prima, perché comunque questa è una domanda che mi stanno facendo tantissimo in questo periodo, perché è tutto quanto pieno. Per dire, fra un po' comincerà l'uva. Anche l'uva però dipende dalla zona, c'è l'Antervalle, ma l'Antervalle non so se rientra nel secondo working holiday, c'è molto lavoro, quindi chi sta a Sydney in questo momento sta cercando lavoro, fra un paio di settimane si comincia, ci sono tantissime winery, cercano sempre ragazzi, quindi quella può essere una cosa da valutare, anche perché non è lontana da Sydney, però ci sono posti anche la Barossa Valley, Adelaide, c'è Margaret River aperto, comunque sono posti dove c'è tanto lavoro e potrebbe essere importante per il secondo working holiday. Comunque cominciare subito, sicuramente, sicuramente. Anche perché le stagioni sono quelle lì. E quindi quando passa poi ci sono quei periodi in mezzo che sono un po' difficili da riempire. Va bene, senti, per quanto riguarda corsi di inglese, il COSI? Corsi di inglese, fra un po' ricominceremo con i gratuiti di conversazione. Faremo sapere ai ragazzi, abbiamo la pagina sempre su Facebook, COSI, Welcome to Australia, e lì faremo sapere tutti quanti le informazioni su quando cominciano, come iscriversi, eccetera. Perché la richiesta è tantissima, è veramente alta. E quando mi chiedono, la domanda che ti chiederanno anche a te, serve l'inglese per andare in Australia? Sì, serve l'inglese per andare in Australia. Sì. Allora, per chiudere con la canzone, dobbiamo salutare oggi, cioè salutare adesso. Oggi. Adesso, in questo momento. Qual è la... Sei emozionato perché ci hai visto dopo un sacco di tempo. Certo, infatti. È un'iniezione di gioventù. Paolo è pieno di parole. Ci sentiamo, ci vediamo. Devo fare un programma di 2 ore, Paolo, una non ci basta. Ma non è nemmeno non un'ora, sono 45 minuti. Inizieremo, non ci basta. Il politologo già fa il politico. Già va, si parte così. Qual è la canzone? Veloce. Maudit, Let FIBA. Grazie per l'ascolto, grazie a tutti, grazie alla regia. Grazie a voi. Ciao, grazie a tutti. Ciao. Ciao mamma. Ma dai, queste cose. Ciao Nico. Vogliamo ciao Nicola. Ciao figlio. Ciao figlio. Ciao Nicola. Sono un po' confuso. Ciao. Ciao figlio, bellissimo. Ma che fine hanno fatto? Sono tornati insieme. No, non c'è più lui. No, sono tornati insieme. È tornato ancora lui. No! Si sono detti le peggio cose, come nelle coppie. Si sono dette le peggio cose. Era venuto uno nuovo. Ripeti l'uva per i nostri amici e poi io stacco anche il video. Antervalle, News Up. No, basta alzare la voce. Ok, mi sento così, mi sento un po' grande fratello. Allora, Hunter Valley, New South Wales, Barossa Valley, Adelaide e Margaret River. Tra qualche settimana o giorni? Tutto febbraio. Tutto febbraio. Perché comunque finisce l'estate, comincia. Quindi possono fare direttamente farm e quindi avere il secondo... Controllare il postcode. Non sono sicuro che l'Hunter Valley rientra perché è troppo vicino a Sydney. Quindi controllare sempre il postcode se è valido per il secondo portogolo. Come si controlla il postcode? Si va su www.imi.gov.au.
si cerca il Second Working Holiday e là c'è tutta l'elenco dei postcode validi per il Second Working Holiday, controllando sempre prima di fare codice postale prima di partire. E non deve essere lavoro in nero, se no non vale, perché non vale, non vale, vi pagano pure poco, se no addirittura non vi pagano proprio, bravi, anzi fate, lavorate, non vi pagano, non mantenete il certificato e non avete niente, bravi. Chiudiamo qua. Sì, vediamo qua. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Mamma.